è un aggressore, c'è una sola regola: si sta dalla parte dell'aggredito e si mette in condizioni l'aggredito fornendogli le armi per essere almeno alla pari dell'aggressore e fare in modo che si arrivi a una tregua. No, però non diciamolo a Israele, perché sennò poi Israele pensa che l'Italia manda le armi ai palestinesi. No, non va d'accordo, grazie. Non lo diciamo che l'ambasciatore israeliano a Roma magari si preoccupa, cioè il governo Meloni adesso manda le armi ai palestinesi, sono gli aggrediti, i massacrati. Professore, da discente mi permetto di dire, c'è una piccola differenza, che Israele non è che è nata così come un fungo dalla sera alla mattina. Le Nazioni Unite hanno deciso che nascesse su quel territorio, quello Stato, e quindi c'è legittimità della loro esistenza, non c'è legittimità del massacro dei palestinesi, non c'è legittimità dell'invasione, non c'è legittimità internazionale, del diritto internazionale, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Però anche Israele occupa illegalmente, in base alle risoluzioni dell'ONU e quindi del diritto internazionale, il territorio palestinese.